mercati subito sono andati al ribasso velocemente. Guardate un po', io ero in asta su Eni in acquisto perché facevo un prezzo molto più basso rispetto, quindi con un gap rispetto all'apertura di ieri, alla chiusura di ieri. Quindi la prima operazione è stata un buy con un sell con questi 200 euro di utile. Al contrario, poi, visto che il trend prevalente e sta continuando a essere pesantissimamente decrescente, ho fatto nel giro di 3 minuti l'operazione contraria. Quindi quando voi vedete buy intraday è una chiusura di un'operazione short. L'elenco delle operazioni le trovate qui, possiamo vederle. Quindi abbiamo un buy provato a 52 seguito invece a 45, quindi in asta, rivenduti 15.000, quindi io ho fatto uno swing da una posizione long a una posizione da più 5.000 a meno 10.000, quindi vendendo 15.000 sono passato da più 5 a meno 10 e poi ho chiuso a 47. Questo invece è un semplicissimo short del mini DAX eseguito a prezzi più alti, in altissima volatilità avevo addirittura chiesto prezzi più bassi, eseguito 10 tick sopra, già chiuso. Questa è la prima operazione della giornata, potevamo prevederla, è una cosa rarissima un'apertura così pesante e violenta. È chiaro che col senno di poi si poteva tenere. Vediamo un attimino il grafico di Eni, guardate com'è brutto, eh? Quando Fabio vi dice c'è qualcosa di grosso che sta succedendo nei mercati, è vero. Mamma mia. Io nel giro di questa candela ne ho già fatte due. Ho fatto il primo long e il secondo short. Adesso, con un mercato così pazzo, attenderei un attimino che si assesti un attimino per vedere cosa succede. Adesso facciamo anche un riepilogo della giornata di ieri. Quando ci sono momenti di altissima volatilità, proviamo a inserire dei time frame più brevi e vedere se ci danno un po' un aiuto. Sai cosa si può fare in questi momenti? Se tu pregare sicuramente, eh? No. Allora, se io voglio andare long di DAX, sì, e sbaglio e mi viene giù, ho quello che viene chiamato delta 1 con le opzioni. Invece di andare long di DAX, io mi vendo una put ATM. Una put ATM oggi sul DAX, vediamo se è aperto magari il DAX. Prendo il DAX mensile in modo tale che ha sicuramente prezzo rispetto al settimanale, ve lo dico subito. Allora, siamo a 10.600 di DAX, la put 10.600 vale 180 punti, ce lo segniamo, ok, 180 punti. Vuol dire che se scende io ho un delta 0,5, perché la TM... Il delta è come varia il prezzo delle opzioni rispetto al sottostante. Il future è un delta 1. Perdo 1.000 euro. Con la put, se io ho un delta 0,5 e vendo la put, la perdita è metà. Ok? Quindi vuol dire che se è vero che se sale ho metà del guadagno, però qui parliamo sempre di rischio. Se io vendo una put sul DAX ATM a 180 punti, significa che ho 180 punti di stop pagato. Cioè, se scende 200 punti, io ne perdo 20. Non è banale, non è banale. Quindi è un'operazione meno rischiosa e fatta quando ci sono queste cose qua ha un rischio più basso, perché io ho più relax, perché ho 20 punti, ho 200 punti quasi di cuscinetto. Cioè, se mi va con, poi lo stop lo devo mettere, però perdo meno. E adesso io mi segno 180 punti. Se dovesse salire, poi interrompo Massimo e gli dico: guardate, è a X, col future avremmo fatto Y, il future era intorno ai 600 e qualcosa, adesso non ricordo bene, me lo segno così poi ve lo faccio vedere. Ti ripasso, scusa, la tua interrotta. Okay. Adesso, aspettando che il mercato si tranquillizzi un attimino, io comincio a mettere gli indicatori che uso normalmente. Quindi su Eni siamo short, long solo con il super trend a 100.000 volumi, solo sopra i 13,52 ieri. Andiamo a guardare cosa ha fatto. Ha dato degli ottimi segnali, non c'è motivo di pensare che oggi non possa dare dei bei segnali di trend. Vediamo un attimino e vediamo anche, mettendo una linea sui vecchi minimi di 610, se il superamento di questo massimo a 10.615 può portare un allungo
possiamo provare anche magari in diretta con un mini DAX per non rovinare la performance giornaliera. Proviamo in diretta ad acquistarne uno. Dove lo vogliamo portare? Ma portiamolo in area 10.633 se riusciamo. L'importante è avere sempre presente dove è lo stop. Volevo fare un attimino un ripasso per chi non c'era delle operazioni fatte ieri, partendo dalle cose sbagliate. Ieri avevamo fatto 1200 euro in un conto e 800 nell'altro. Ieri sera a cena c'è stato qualcuno che mi ha fatto una proposta oscena: apri due conti, fai vedere solo quello dove che sta andando bene. Bravo, io sempre apro due conti, però facciamo vedere tutte e due le cose. Quindi ieri nel conto in cui c'erano 800 euro di utile, alla fine chiuso con questo, con il Samsung, alla fine avevo, adesso vi faccio vedere perché, provato per un motivo più altro didattico, perché normalmente le operazioni su Eni non si fanno più dopo le 4 e mezzo. C'è uno a Roma che fece questa cosa, ma non diciamo chi. Sì, ma non siamo qui per fare scena o per dire quanto siamo bravi, noi siamo qui per infondere un po' di didattica, anzi qui c'è sempre tanta confusione, ringraziamo sempre WeBank che ci invita, però ricordiamoci sempre che WeBank da quest'anno ha voluto noi per fare una giornata mensile costante nella loro sala in via Massau al 6 a Milano, dove siamo, c'è posto per 150, siamo tranquilli tutto il giorno senza questo marasma che vince chi grida più forte. Ieri la cosa importante da far vedere, non mi piace far vedere le perdite, però quando arrivano gli stop bisogna prenderli, bisogna chiudere le posizioni. Se non avessi chiuso queste posizioni sarei inutile oggi, perché era uno short di Eni. Pazienza, non importa, l'importante è, andiamo a vedere perché ho preso questo stop ieri. C'era il long, stiamo parlando sempre di Eni Super Trend con 100.000 volumi, c'era lo short, c'era il long qui. Anche se eravamo in orario finale, purtroppo c'era la tavola rotonda in questo orario, ho provato con un minimo importo di andare short qui. Pazienza, gira dall'altro lato, ti fermi, non è importante fare scena né agli eventi né con gli amici, l'importante è avere una disciplina. Perché vi dico questo? Perché possiamo far vedere tutte le operazioni giuste e sbagliate che vogliamo, ma alla fine per perdere i soldi l'unico modo è essere short qui o qui, diventa verde, e stare qui a sperare che è il mercato che non sta capendo niente, ma noi abbiamo la view migliore. Adesso mi piacerebbe Eni, perché sta provando a fare un'area di base di doppio minimo, e vediamo un attimino se il mini DAX rimbalza dove dovrebbe andare, potrebbe anche rimbalzare. Questa è l'idea. Come avevamo impostato la giornata ieri? Questo è un grafico 30 ticks col 15 punti di range che ha funzionato bene anche ieri. Vedete qui l'apertura, poi ha iniziato a inanellare una serie di minimi crescenti. Io ieri qualcuno aveva dato un'analisi ribassista, ma fa niente, io voglio dire, non devo farmi influenzare da altro. Avevo messo un grafico 10 minuti e avevo ipotizzato la possibilità che avevamo visto già da ieri. Quindi questo è un grafico 10 minuti settato con lo zig a 0,3%. Avevamo visto che dal pomeriggio precedente avevamo avuto una configurazione di minimi crescenti con la rottura del massimo che ci sta in mezzo, quindi tutta una serie di minimi crescenti che continuava già ieri mattina non mi autorizzava a fare alcun tipo di operazione short. Inoltre su Excel io ho sempre presente il punto 1 che diventa lo stop, il punto 2 e il punto 3. Dal punto 2 vado a cercare qual è il target ex post che ha fatto l'operazione e vado a scrivere: hai fatto un bel movimento, maggiore sicuramente dello stop, e hai fatto 0,81%. Questa è l'idea che dobbiamo avere operativa, cioè provare in tempo reale i vari sistemi e andare a segnare su Excel quello che possono fare. Questo è un vi faccio una domanda in diretta per evitare il sonno proprio delle 9 del mattino. Questo qui è un altro segnale long dopo due minimi crescenti? Qualcuno mi sa rispondere? Pierangelo, buongiorno. Vabbè, ve lo dico io, non è un altro segnale long, perché il primo segnale qua
noi prendiamo solo il primo segnale. Se non abbiamo preso il segnale qui, non andiamo a prendere i segnali successivi. Cioè, scusate che nel frattempo voglio subito interessante come giornatina oggi, interessante sentire qua sta crollando, cioè, abbiamo qui l'occasione rara di vederlo due volte l'anno, il maggiore esperto di obbligazioni di tutta Italia. Voglio dire, che facciamo, panico oggi o rimbalzino da supporto? Perché Roberto, tu non c'eri stamattina, abbiamo detto che ho sentito che hai fatto qualcosa sull'obbligazionario. No, ma c'è una tensione sulla curva dei tassi, sì, assolutamente, molto potente, sì, che poteva portare ripercussioni sull'azionario, e questo lo stiamo vedendo, e quindi volevamo proprio sapere da te se avevi se avevi qualche indicazione sul perché stiamo avendo questo movimento. No, ma guarda, è un movimento che, come dicevamo anche ieri, buongiorno a tutti, sono Roberto Pane, mi occupo essenzialmente di obbligazioni. Non faccio molto titoli di Stato, però sicuramente i titoli di Stato influenzano tantissimo il mercato, quindi li seguo ovviamente. Sì, purtroppo questo è un movimento che è già iniziato un paio di giorni fa, movimento violento decisamente, consultando anche oggi giornali, Sole 24 Ore mentre venivo in macchina, queste cose qui, tanto c'era molta coda non sono più abituato al traffico milanese, ma dunque i timori sono sempre i soliti, cioè quantitative easing, tapering, quindi i motivi ci sono sempre. Poi è sufficiente che ci sia, per così dire, un inizio di una spinta ribassista, che immediatamente poi si tuffano tutti per comunque far diminuire i tassi, per far aumentare i rendimenti, intendo dire, quindi diminuire le quotazioni. Sapete che c'è sempre un po' l'inverso. Sì, allora oggi c'è un appuntamento importante, che è comunque il Pilusa, da cui ci si attendono comunque o conferme del movimento ribassista, o comunque invece potrebbe anche essere possibile un rimbalzo, perché nel momento in cui il PIL disattendesse, per così dire, le attese, sicuramente ci potrebbe essere un rimbalzo violento. Tu dove sei entrato invece, dicevi? Noi siamo entrati sul Bund a 100... Poi faccio vedere io un paio di trade 72, che casualmente credo. Mi sono entrato stamattina. Adesso io non... aspetta che lo recupero, che non me lo ricordo più. Direi proprio casualmente, perché eccolo qua, sono veramente anomale, e poi ve le faccio vedere proprio perché sono anomale, intendo dire. Questo è il Bund, sì. Il Bund siamo già andati decisamente in stop. Fabio, scusa che faccio vedere solo questa, sì, visto sì, che siamo in diretta. Vai, vai. E niente, qua abbiamo il grafico 15 minuti del Bux, quindi super trend assolutamente negativo, una banale rottura dei minimi, addirittura con ritardo. Ho provato prima una chiusura in pari, quando ho visto, l'ho provato già stamattina, buongiorno, e mi sono chiuso devi in pari, vicino al microfono, sbagliando, ok, no, scusate, dopodiché ho fatto una vendita a 77,04 per riprendere l'86, quindi questi 536 euro portate a casa. Adesso vediamo un attimino, rimane aperto un mini Bux un po' più alto. Prego. No, ma vai avanti, che mi interessava il discorso che stavi facendo, lui. Vai. Perché c'è un sell off bello pesante. Infatti, volevo dire, tu sei entrato stamattina long, cioè giocando un rimbalzo. Sì, abbiamo detto entriamo long a 72. No, lui. Due. Ho visto che tu invece hai dato short. Il titolo aumenti in arrivo sulle imposte in successione, gli strumenti per difendersi, sta per iniziare in balconata 2. Mentre la conferenza dal titolo La parola ai professionisti, la giornata del trading desk e le competenze degli operatori sta per ricominciare in sala gialla. Ok, e ti è entrato subito lo stop, dicevi? No, è andato a 180 euro di profit, noi avevamo uno stop a 40, a 46, quindi sei ancora lì, sarebbe per così scattato dire. No, sarebbe scattato lo stop, è una cosa virtuale che abbiamo detto. Ah, ok, quindi diciamo in simulato ti sarebbe scattato, sì, lo stop. Sì, abbiamo detto che se avesse rotto i minimi di ieri, sì, cosa che poi ha fatto, avrebbe fatto un'altra sbragata, e effettivamente poi ha fatto la sbragata. Abbiamo sì, analizzato la ma allora la in questo momento qua di mercato, con queste aspettative, effettivamente è un po' rischioso, no? Si dice sempre prendere il coltello che cade per la lama, queste figure un attimo. No, serve avere qualcosa adesso sullo stock. Però volevo dirti questo, cioè qualcosa, se oggi pomeriggio 14:30 ci sono un sacco di dati macro, se in qualche modo ci fosse un minimo
soprattutto sul Pilusa, essenzialmente questo è quello che viene atteso fortemente. Se ci fosse un minimo di come dire, questi venissero disattesi in qualche modo, allora potrebbe veramente esserci un rimbalzo. Qualcuno già lo sa, quindi magari in quell'occasione lì potrebbe essere interessante giocarsi qualcosa. Questo. Io ti dico, sul Bund faccio solo opzioni, no? Come sai, opzioni call. In questo momento io sono già veramente molto distante dal mio strike, vi faccio anche banalmente vedere anche la mia posizione che ho in essere, che non chiudo, perché io uso il Bund essenzialmente come strategia di hedging. Se vado qua sui derivati, beh, peraltro ho soltanto una option Bund corta, meno 1 strike 164,50. In realtà io sono sempre riuscito praticamente ad incassare tutti i premi durante questi mesi, perché prendevo sempre strike abbastanza alti, 164,50, 165, e quindi bene o male si portava a casa abbastanza. Adesso questo è l'intraday, però comunque il premio non era malissimo, era un premio di 0,63 e sono già in positivo di 510 euro. In realtà io facendo, e invece gli altri sono coperture, tutti quei meno che vedete sono coperture, perché io opero molto in USD, soprattutto su bond e commodities. Allora, visto che non voglio il rischio cambio, e dal momento che quelli sono tutti denominati in dollari, io compro i futures per coprirmi del cambio. Ecco, praticamente faccio quello, preferisco stare aggiato, perché altrimenti un gioco in due variabili, già è difficilissimo il gioco in una variabile, figurarsi in due. Ecco, quindi per quanto riguarda la mia opzione sono tranquillissimo, nel senso che va bene, però mi si pone di fronte un altro problema effettivamente, che io, visto che uso le opzioni come hedging, adesso quella opzione lì non copre più, e peraltro questa scade, sarebbe quella di dicembre, scade a novembre, scade verso il 20-21 novembre, se non mi sbaglio, quell'opzione lì, no Fabio? Sì. Scade oggi è la scadenza tecnica. No. Oggi è scadenza tecnica delle opzioni sul Bund, l'ultimo venerdì del mese. Ma quella di ottobre. No. Esattamente, questo invece io ho già rollato, no, per così dire, okay. Perché avevo già esaurito. Dicevo che oggi è una giornata particolare anche per per il Bund, perché è scadenza tecnica, e quindi questi tre giorni hanno massacrato poco. Sì. No, io avevo già rollato prima, perché coprendomi per così dire tutti i mesi. Rollare, diciamo che cos'è, ma che magari non tutti. Sì, rollare vuol dire, per così dire, se avete il future, come chiudere la posizione in scadenza, attenzione perché poi lì ci sono anche tutta una serie di cave, non è proprio un'operazione così semplice, e riaprire l'operazione sul trimestre successivo per il future. Invece le opzioni sono mensili, quindi per così dire io tutti i mesi, una settimana prima, mi preoccupo del roll, perché bisogna andare a trovare le condizioni favorevoli del roll, soprattutto cercando di mediare strike e premio. Se ne prendete una troppo alta avete un premio bassissimo, se ne prendete una troppo vicina potete andare in base subito e quindi potreste avere altri problemi. Ovviamente poi lì dovete, c'è proprio l'esperienza del trader, no? Sto notando una cosa che può essere utile. Vai, sulla curva del market maker delle opzioni, se mi metti un attimo solo. Ok, questa è quella un giorno. Io ho le call che stanno prezzando molto molto di più delle put in questo momento, quindi il market maker si aspetta un rimbalzo. Questo è a un giorno, quindi ho questa curva qua, che è questa azzurrina, rispetto a questa violetta che è la put, vedete che è al di sopra. Il market maker si aspetta più, sta facendo pagare tanto le call, ecco, questo è il significato. Quindi si aspetta più che ci possa essere un rimbalzo. Questo ha da qui a qualche ora, perché è l'opzione che scade oggi. Okay. Scusa se ti ho interrotto, era per dare l'informazione. Tranquillo. Tornando un attimino al tema di questa ora, ho iniziato facendo vedere le cose che non sono andate ieri, però ieri sul conto quindi nel conto 2 ho perso 200 euro, nel conto numero 1 ho fatto 1200, e in diretta ieri alle 3 l'abbiamo chiuso. Non ci sono scheletri nell'armadio, quindi non ci sono posizioni aperte. Ci sono quindi oggi questi 500 euro già fatti, vediamo un attimino come poi proseguirà. Ti faccio una domanda. La giornata. Tu nelle due apri a volte posizioni diverse? No, diverse, no, simili, quasi sempre simili. Sì. Simili? Cioè uno magari in leva, uno... No, quasi sempre simili, perché se è la stessa manina che la fa non ha senso. È come fosse un unico... Sì, lo stesso, sì. Un'idea di rimbalzo per quanto riguarda il Bux potrebbe vedere, secondo me... Poi magari durante l'ora di tavola rotonda magari
la seguiamo insieme. Roberto mi darà conforto come ieri, che mi ha portato bene sia ieri che oggi, quindi e confermo che Talismania. Alessio c'ha Bruno, mi avvinghio. Lui è arrivato. No, perché Alessio c'ha Montraglio come Talismania, oggi non ce l'ha. Propongo che Massimo diventi un social trader io. Bene. E no, ma l'idea è ieri voglio dire, per quanto riguarda il rischio corso, sarebbe stato meglio, naturalmente col senno di poi, queste operazioni in books le chiuse prima, tenerle aperte. Quindi qua viene già fuori il tema della giornata, che quando i sistemi di trend funzionano, non è che funzionano, perché quando nella loro libertà gli strumenti finanziari vanno, gli strumenti trend non possono che associarsi e segnalare quello che sta facendo il mercato. Quindi il primo tema è il super trend, che abbiamo già sviluppato qui in Borsa Italiana nel 2010 con un utilizzo un po' più complesso di questo semplice, no? Rosso vendo e verde compro. L'idea operativa era un po' più complessa, questo è il motivo per cui mi avevano invitato, era ad esempio utilizzarlo in altro modo. Qua lo stiamo provando con un grafico con un numero di Fibonacci. Per ogni strumento finanziario, per ogni time frame, più è alto meglio è, vedere delle zone in cui il super trend ci dà dei vantaggi operativi per entrare. Nella fattispecie io posso entrare qui dove diventa verde, oppure posso entrare qui dove fa i pavimenti, supporti, posso entrare lì dove diventa rosso, questo stiamo parlando sempre dello stesso strumento finanziario, o posso entrare vicino al tetto dove ho degli stop piccoli, qui è un'altra resistenza, qui è un'altra bellissima resistenza, ci sono degli ottimi segnali di trend ogni tanto, e mi meraviglierei se non fosse così, può capitare il falso segnale. Allora noi andiamo a ragionare, se fossimo entrati long qui e avessimo preso questo pezzettino come stop, quindi diciamo da qui a qui come stop, l'idea operativa, supportata anche dal mio amico Enrico che mi sta alle spalle, che mi spalleggia non solo sul super trend ma anche sullo zig, è quando una cosa non va, se noi non mettiamo dentro l'orgoglio e diciamo da notaio è successo, ho sbagliato, cosa faccio? SAR, stop and reverse, search and rescue, mi viene a trovare quando sono dal lato sbagliato del mercato, mi giro, non c'è niente da fare, posso riprendere lo 0,77 di perdita dall'altro lato con i multipli. Adesso dobbiamo calcolare anche qui su Excel, se avessimo avuto la sventura di utilizzare questo sistema ieri sera alle 19, ma voglio dire alle 19 voglio dire eravamo già tutti pronti a cena, teoricamente dovremmo vedere se questa distanza di stop sul long viene recuperata dall'altro lato. Non è, questa è una cosa puramente didattica, comunque è una cosa che dobbiamo andare a calcolare su Excel. Ripeto, adesso io lo lascerei un po' stare, soprattutto perché ho già chiuso la posizione a 76,86, è già rimbalzato di 50 centesimi, adesso sarei in perdita di 1.500. Mi interesserebbe sapere cosa fa se dovesse recuperare i minimi importanti di ieri. Questo lo seguiremo nelle prossime ore. Nella mezz'ora che mi rimane, io volevo parlarvi appunto, questo è il grafico che avevo già fatto nelle slide di ieri, che ho fatto vedere. In realtà questo abbiamo fino a mezzogiorno, quindi mezzogiorno noi? Come tavola rotonda? Sì, perché noi abbiamo alle 10 c'è la tavola rotonda fino a mezzogiorno, quindi in realtà abbiamo 2 ore e mezza. Abbiamo 2 ore e mezzo. Vabbè, questa è una slide che ho visto lì, c'è il ponte, insomma, no, non state lì 15 ore al giorno. Mi hanno chiesto l'altra volta di Montepaschi. Allora, la Montepaschi di questi giorni, che stava aperta 5 minuti e stava sospesa 3/4 d'ora, cioè io veramente mi addormento, cioè non è tradabile, però il super trend anche a 5 minuti andava, cioè andava sia di qua che di là, non è una cosa fattibile, però voglio dire, quando noi utilizziamo un time frame ampio per qualsiasi titolo finanziario che non conosciamo, cominciamo come basic mettendo il super trend 4 ore, avrebbe dato vantaggio?
Non lo so, perché questo 130% non l'ha fatto nessuno, se non avevi magari 2000 euro abbandonati che l'avevi dimenticati. A me la cosa importante è che mi piace evitare che tutti comprino qui perché il titolo è sceso troppo. Questo vale per Montepaschi, vale per qualsiasi titolo. E allora io, siccome ce l'ho in piattaforma, parliamo di due titoli di banche, diciamo che forse sono combinate leggermente, si può dire che sono combinate leggermente, ma anzi molto meglio del titolo in questione. Andiamo a vedere proprio, non so se ce l'ho in questa piattaforma o nell'altra, c'è una certa banca che ci ospita. Io di solito quando mi intervistano in TV dico: per favore cercate di non farmi parlare delle banche, però mettendo il super trend 4 ore su qualsiasi titolo, compresa la banca che ci ospita oppure compresa la banca con cui loro si sono fusi, andiamo a vedere se questi movimenti importanti in epoca di tassi zero, ripeto, non andate a guardare quello che c'è scritto in alto a sinistra, non è bello fare complimenti alla banca che ci ospita, però voglio dire, il super trend avrebbe evitato questa discesa, avrebbe fatto fare una salita di oltre il 20%. Io non ho fatto nulla, cosa devo dire? Devo dire che qua è long e lo stop è qua, punto, finito. L'altra banca, lo stesso discorso, lo stesso grafico, quindi questo mi interessa non per fare i complimenti al grafico della banca che ci ospita, per dire che con un'analisi oggettiva noi possiamo riuscire ad avere successo su qualsiasi grafico, su qualsiasi cosa ci sia scritto in alto a sinistra. Nel frattempo Roberto mi fa la cortesia, se c'è qualche rimbalzino del Bund e del Bux ce lo... Ma io volevo far vedere una trade veramente fortunata, completamente inaspettata. Allora, questo è un titolo che io trado da tantissimo tempo, non ne abbiamo ancora parlato insieme, abbiamo parlato di Montepaschi ieri, però sempre dal punto di vista obbligazionario. E adesso così introduco, magari poi faremo ancora qualche spunto, se ci viene data la possibilità dal mercato, per invece Deutsche Bank. Deutsche Bank che è di nuovo un titolo bancario assolutamente sugli scudi, con tutte le sue varie vicissitudini, insomma non le sto a ripercorrere, sicuramente ne sarete informati. È comunque un titolo, questo qui, che io trado da tantissimo tempo e che ha subito alterne vicende, in qualche modo seguendo comunque l'equity e di conseguenza il titolo proprio di Deutsche Bank, e di conseguenza quando ci sono brutte notizie sul titolo lui scende parecchio, anche perché è un 2032 e di conseguenza ha anche un certo tipo di volatilità. Quando le notizie in qualche modo vengono meno, l'effetto delle notizie vengono meno, lui invece sale tranquillamente, uniformemente, capitalizzando all'interno un discreto rendimento. Adesso questo mi sembra che renda addirittura il 3,2%, poi magari ve lo dico con precisione, ma non è questo che in realtà ci interessa. Beh, dunque, quando qui c'è stata la notizia del multone, no? Sapete che Deutsche Bank ha questa spada di Damocle sulla groppa. Qua c'è stata la notizia del multone, lui giustamente si è adeguato ed è sceso giù praticamente come tutti i suoi titoli fratelli. Dopodiché, quando invece non ci sono grosse notizie o comunque il mercato fa una recovery, un minimo, lui è in generale bund correlato, ossia in condizioni normali senza particolari notizie sul titolo, i titoli obbligazionari di Deutsche Bank seguono un po' le sorti del Bund, sono ad esse legate. Allora, in un momento, non ve lo nascondo, di mercato come questo, dove i titoli di Stato shortano in maniera molto molto decisa, arriva o un gelo, cioè sui correlati o comunque sul mercato obbligazionario bancario, corporate e così via, arriva un po' un gelo, nel senso che tutti quanti tirano via le manine, lasciano un po' lì i market maker, gli spread si allargano, i volumi diminuiscono, insomma ci sono tutta una serie di sintomatologie che rendono anche difficile il trading. Però tipicamente in una situazione di short di questo tipo qua, anche questo titolo doveva scendere, invece guardate oggi cosa fa. Tra l'altro a me è andata anche bene, avevo lì una quota, questi 30 milioni non sono euro, non sono euro, sono lire italiane. Questo è un titolo che non ho mai capito come mai, però non è stato mai convertito. Però in questo momento qui il settlement è fatto a cambio fisso, di conseguenza è come se fossero euro, va bene.
Adesso l'euro sembra anche un po' più solido, no? Mi sembra. Dal punto di vista così di possibili ritorni alle valute locali, intendo dire. Dopo quello che è capitato con la sterlina. Va bene. Quindi questa qua completamente insperata, io avevo buttato lì un ordine stamattina in macchina perché li metto sempre, no? In qualche modo, e addirittura mi è passata malamente perché qua mi è questi, vabbè, 57 euro per carità, non è niente di eclatante, però ribadisco, in condizioni di mercato di questo tipo tutto quello che arriva è buonissimo, anzi molte volte mi capita di vendere in perdita per riguadagnare liquidità e potenzialmente inserirmi a un prezzo più basso sul titolo, vuol dire anche quello, perché altrimenti mi saluta, no? Per così dire. E addirittura è andato fino a 61 facendo un 3%. Io l'ho già venduto che faceva più 2, questo fa più 3. Adesso io ho altre tranche in carico, sto cercando di vedere se mi prende ancora. Entrare adesso su questo titolo francamente ho un po' paura, perché questa anomalia durerà, non durerà, magari è stato un momento di mercato molto particolare, qualcuno voleva a tutti i costi quel titolo, io sono stato molto contento di darglielo. E in qualche modo sto a guardare sul buy, infatti mi sono messo abbastanza restrittivo, e invece se riesco a venderne ancora, bene. Ecco, quindi questa per me è una trade estremamente fortunata, perché in teoria la tendenza deve essere completamente opposta. Vedere l'operazione appena fatta. Ricordate, per chi fosse arrivato solo adesso, che abbiamo detto il DAX intraday lo facciamo con uno zig a 15 punti, cioè diciamo per noi 15 punti sono un movimento di trend. Enrico, guarda che ti chiamo la lavagna tra un po', grazie. E abbiamo detto il nostro stop è da qui a qui, punto 1, punto 2, super l'1-2-3 di Ross. Ci siamo pagati il rischio, cioè il mercato è andato a raddoppiare il movimento che ha fatto proprio lì, è andato lì. Io mi sono fermato naturalmente molto prima, però l'idea è quella: calcolare quant'è il nostro rischio. Lo sto facendo appositamente sul mini DAX perché io non voglio, siccome la cosa tipica del trader è cercare scuse con noi stessi, da 14 a 75 sono 25 più 14, 39, quindi 40 punti di stop. Per il DAX grande sono 1000 euro di stop, quindi uno dice io ho un conto di 10.000 euro, io non posso rischiare di perdere 1000 euro su un'unica operazione perché perdo il 10%, e poi su un'unica operazione non si può perdere il 10% del conto, quindi non posso farlo. Io l'ho fatto appositamente sul mini DAX proprio per dire che è un tipo di operatività alla portata non di tutti ma di molti. Quindi 40 punti di mini DAX, il DAX vale, mini DAX vale 5 euro appunto, è uno stop da 200 euro per fare almeno un ordine di grandezza simile dall'altro lato. Addirittura noi abbiamo una statistica, ognuno naturalmente si faccia le sue statistiche, che possiamo prendere 8 volte su 10 circa il 70% dello stop. Quindi andiamo a aggiornare il profitto giornaliero, quindi l'entrata dove l'avete visto, l'uscita qui, quindi il profitto giornaliero. Stiamo facendo piccoli passi per fare l'obiettivo giornaliero di 1.000.000 euro se riusciamo in giornata, per non spararmi tutto con un'unica operazione, dopodiché posso solo chiacchierare. Vedete dall'altro lato, corrispondentemente a quello che vedevamo prima, il ENI con il super trend 100.000 volumi, prima ha fatto resistenza, adesso è passata in verde. Ho acquistato qui, sto provando a vendere a 56. 56 addirittura è un prezzo molto tirchio, se così si può dire, perché la statistica dice che si possono fare almeno 7-8 tick. Fabio, vuol dire qualcosa? No, quello che vi stavo dicendo, che il market maker stava apprezzando un rialzo. Vedete come sta salendo? No, potevo rimanere dove... Anzi, qua questa è la put, allora. Ah, no, vabbè, 10.600, che valeva 180 punti, adesso vale 149. Fondamentalmente sono circa un 30 punti, mentre il DAX era, cos'era, quant'è che il DAX era, 600, adesso è a 653. Quindi se avessi longato un DAX prendevo 53 punti, con la vendita delle put ne prendo solo 30, ma con un rischio completamente diverso, completamente. Intanto un margine
che grosso modo è simile, perché la vendita di una put grosso modo mi va a marginare grosso modo come un duck, un po' meno, anzi magari, perché così lo vediamo live, perché non ho idea di quanto marginasse in realtà. Poi sono 5 per fare un DAX, meno 5 per meno 1 per fare un mini DAX. Un DAX margina attorno a 20 rotti mila euro, vendere 5 put marginava 17,5, però mi incassavo 200 punti quasi, che sono 5.000 euro, quindi in realtà sono 12.000 euro che io ho investito per fare 30 punti invece di 20.000 per farne 50, ma il rischio era completamente diverso. E sottolineo, il market maker stava apprezzando nello skew di volatilità un rialzo di brevissimo su quello un giorno, e per questo vi dicevo ieri, è uno strumento veramente interessante, perché ci dice qualche secondo prima quello che potrebbe succedere sul mercato. Scusa se ti ho interrotto. No, tranquillo. Quindi lo ZIG è il, anche la, il super trend 100.000 volumi stavano apprezzando la stessa cosa che facevamo vedere. Sulla destra vedete un'operazione che mi è stata consigliata dall'amico Gianvito, per cui gli ho sempre detto evitiamo di litigare chi deve pagare il taxi, chi deve pagare il ristorante. Stavolta gli ho detto non paga neanche l'albergo, vieni a dormire da me. Lui dice il Bux secondo lui può recuperare solo se prima scende, se prima scende e riassorbe i minimi precedenti. Aia, non mi hanno preso per un tick adesso, avevo la vendita 84, però l'idea è quella, ci giochiamo il rischio. Questa è un'operazione borderline contro trend, però ha una sua valenza da un punto di vista statistico, cioè il riassorbimento dei minimi precedenti spesso provoca il panico di quelli che sono andati short. Vediamo un po' se prosegue e la seguiamo con attenzione. Volevo fare vedere brevemente quello che sto provando su Eni. Ha una statistica solida alle spalle, ha delle giornate, serie di giornate. Gli amici che sono iscritti alla mailing list, a cui invito ognuno di voi a scrivere se non l'avete già fatto, sanno che io li tormento con questo, che è il grafico che in assoluto a leva 1 mi fa pagare capital gain, mentre super trend, ZIG eccetera funzionano bene sui derivati. Purtroppo ho la tendenza, come molti, a ogni tanto usare una leva elevata che mi porta a essere perdente a lunghissimo periodo sui derivati. Massimo, ma quanto è settato il super trend? Perché da casa sono arrivate una decina di domande e tutti vogliono sapere il super trend. È standard 3.10 come c'è sulla piattaforma della T3. Questo è un super trend brevissimo di intraday, quindi non si utilizza come tetto e pavimento, si utilizza solo al cambio di colore, cioè cambio di colore ti associa alla tendenza prevalente e poi ti vai a calcolare su Excel, a tuo rischio e pericolo, quanti punti puoi fare. Chiaramente in queste giornate ha fatto anche eccezioni, perché io le operazioni alle 2 o dopo le 16.30 non le provo, dopo le 16.30 perché ho ormai un'ora prima della chiusura, quindi ho poco spazio per fare il movimento, e durante le ore centrali il super trend non può indicare dei trend se il trend non c'è. Normalmente nelle ore centrali della giornata si trovano spesso falsi segnali, allora perché dobbiamo andare a buttarci solo perché siamo tornati dall'ufficio alle 12.50 e non sappiamo cosa fare? Cerchiamo i movimenti nelle ore in cui ci aspettiamo movimenti intraday, quindi tipicamente tra le 9 e le 11 e dopo l'apertura dei mercati americani. Questa potrebbe essere un'idea valida. Questo per concludere è il euro dollaro 4 ore. Allora qui sul grafico a 4 ore il super trend si può ricominciare a utilizzare non solo al cambio di colore ma con zone da tetto e pavimento, quindi supporto acquisto qui con stop piccolo oppure vendita qui con stop piccolo, acquisto qui con stop piccolo oppure acquisto al cambio di colore, resistenza, cambio di colore, resistenza, cambio di colore, supporto. Una volta che viene violato la prima volta il pavimento è facile che vada dall'altro lato. Su 9 ottimi segnali, se non ne trovo uno almeno falso comincio a preoccuparmi, perché se funziona troppo bene, com'è che non siamo diventati tutti milionari? Questo è un problema di ordine psicologico. Allora io dico sempre, noi abbiamo dei metodi testati, validi, facili, semplici, replicabili. Purtroppo continuiamo ad avere una casistica notevolmente inferiore al potenziale. Fabio vi potrà testimoniare che anche il dottor Davide Ferretti diceva nell'intervista che si è avuta un'esplosione quest'anno dei derivati a inizio anno,
e poi verso metà anno si è ritornati più o meno a un balance, diciamo 50-50 col mercato cash. Fabio vi potrà testimoniare che quando si cominciano a usare troppi derivati la gente a lungo perde il conto, anche se i metodi di analisi tecnica funzionano. Sì, perché con le azioni poi si diventa cassettisti. Esatto. Con i derivati si chiude il conto. Io quindi la darò diverse volte durante la giornata. Per me un motivo di orgoglio e di successo è quando altri amici cercano di unirsi in questo percorso insieme, assolutamente gratuito, che stiamo facendo. Abbiamo la amichevole concorrenza di Alessio, che anche lui sta iniziando una cosa del genere, che ha già oltre 200 amici, mi fa piacere. Noi siamo 280, siamo da di ieri, più, quindi, insomma, siamo 800, quindi cercate di farci vincere questa gara. Non è una gara, altrimenti siamo amici e condividiamo i metodi, quindi seguite sia noi che Alessio, che Fabio, che tutti. L'importante è fare gruppo, fare squadra. Non siamo concorrenti, appunto, siamo amici tutti quanti. Però da soli io ho ideato questo gruppo anche per un motivo squisitamente egoistico, perché i controllori, gli amici che controllano che io non faccio operazioni overnight in perdita, che non esageri con i derivati, possono fare in modo che la mia linea degli utili sia più costante nel tempo. Credo di avere ricordiamo avuto... che è tutto gratuito, poi tutto gratuito, e non solo, non è tutto gratuito. Andiamo un attimino anche nel sito di WeBank, che ci dà la fiducia di ospitarci ogni mese. Ogni tanto ci va qualche piccolo dispettino che ci mette qualche evento in altre città nello stesso giorno, però noi, è colpa della Simone, ma sono bravissimi, però noi li superiamo, nel senso che noi facciamo eventi sempre più affollati. Quindi il prossimo sarà il 23 novembre. No, andate a quelli giusti, non questo a Verona, ma venite a quello di Milano, dove ci saremo io, Fabio Gaudioso, appunto, che è il padrone di casa, e l'ingegner Fabio Cavalieri, che ci segue le statistiche. Sono incontri in cui di solito siamo un centinaio di persone, tutti amici. Chi non lo è lo diventa presto. E anche qui nel titolo dell'incontro mensile noi scriviamo sempre: il metodo non è l'unica strada per arrivare al risultato, perché dobbiamo indagare come mai questi metodi semplici non hanno portato troppo successo a chi continua a usare della leva elevata. Andiamo a vedere se per caso, ecco, c'è un nuovo amico che sta arrivando. Va bene, per la privacy non lo in diretto, si sta aggiungendo da casa. Benvenuto Gabriele, benvenuto a tutti gli amici che si vorranno inserire tra poco. Andiamo a vedere, mi raccomando, il nostro scopo è di non illudere nessuno, questa è una cosa principale. Ecco il Books Le Long, grazie a Gianvito, quindi devo pagare il ristorante anche oggi. È un'operazione contro trend, però è un'operazione di recupero dai minimi. Ho comprato qui, ho venduto a 77,84. Ringrazio l'amico Gianvito D'Angelo, anche per chi ci segue da casa. Questi 216 euro portano la sua firma in macchina. Mi rimane come operazione aperta su questo conto, per cercare di arrivare al target di giornata, un long di Eni per arrivare a 13,56. Sono 5.000 pezzi, ma io vi volevo fare notare che 5.000 azioni marginate su Eni con WeBank si possono fare anche a leva 20, quindi voi potete avere sul conto solo i soldi per 250 azioni Eni, quindi sono meno di 4.000 euro. Non fate 5.000 azioni Eni con 4.000 euro sul conto, perché la statistica dice che non ci si rovina solo con i derivati. La statistica dice anche che la leva 20 su Eni che ti danno serve per copertura, cioè se avete un conto, purtroppo per voi e per noi, in altre banche che non volete toccare perché è difficile andare a chiudere, per l'home banking è troppo macchinoso, ci vogliono 12 chiavette, roba del genere, si può utilizzare la leva finanziaria con un piccolo importo per coprire totalmente o parzialmente una posizione. Quando io, senza dover coprire nulla, utilizzo leva 20, quindi utilizzo tutta la capienza del conto anche su Eni, su un titolo solido, semplice e facile, la statistica, quindi la casistica, che la conferenza delle ore 10 dal titolo Robo Advisor su fondi e certificates, problematiche operative progettuali, sta per iniziare in Financial Forum 2. Quando uso alle ore 10 la conferenza dal titolo Negoziare gli ETF per la costruzione, si è fatto la finta, del portafoglio per la finalità di trading, luoghi comuni da sfatare, errori da evitare,
sta per iniziare in area scavi. La conferenza dal titolo Trader vs Trader, sfida di live trading con i certificati a leva di BNP Paribas, sta per iniziare in balconata 1. Adesso diciamo. Allora, concludo il discorso. Per le 10 la conferenza dal titolo Il Point and Figure per operare. Ce l'ha con me oggi la signorina. Per mercato, però confermo, come dice Fabio, che ha una bella voce, confermo. No, però adesso se ha finito la signorina, volevo dire che quando uso leva 20 anche su Eni, che è il mio titolo preferito, sono perdente anche lì. La domanda per chi ci segue da casa, che è arrivata qui dalla nostra saletta, è: che capitale serve per fare il Buxl? Adesso poi coinvolgo anche Fabio. Ci sono tanti discorsi, perché intanto poi Roberto ci dirà, lui tipicamente, avendo un portafoglio grosso e importante, obbligazionario, li usa diciamo per copertura, quindi si può permettere anche con piccoli importi di rischiare, perché se perde sul Buxl short vuol dire che sta guadagnando sul portafoglio obbligazionario, quindi un utilizzo corretto della leva finanziaria è quella che fa Roberto. Ma facciamo l'ipotesi che noi siamo trader speculatori, nel senso non di nel senso brutto della parola, ma nel senso di quelli che osservano il mercato e vogliono fare dei soldi o provare a fare dei soldi. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è: di quanto si muove il Buxl? Quindi la piattaforma ci dà la possibilità, con questo dischetto che vedete qui, vi ricordate una volta che si usavano i dischetti sul computer, di andare a chiedere: ma di quanto si muove il Buxl giornalmente? Così abbiamo un'idea. Ci sono state delle giornate di panico in cui si è mossa anche di 5 figure, tipo quella di ieri. Questo è l'average true range giornaliero. Possiamo addirittura fare una media di questo average true range per avere un'idea di quello che si muove. Quindi si muove di 2,5 punti al giorno. Nel caso in cui io sbagliassi completamente la media del movimento giornaliero, sarebbero 2.500 euro. Per quanto riguarda i trader più famosi al mondo, consigliano di non bloccare l'operatività la giornata, non mettere uno stop loss di pochissimi tick, ma di usare importi veramente piccoli e stopparsi quando proprio uno ha sbagliato quasi completamente la giornata, quindi uno stop che si avvicina all'ordine di grandezza di 2.500 euro o 2.000 euro. Per cui per conti inferiori a 20-30 mila euro diventa un po' complicato avventurarsi in operazioni del genere. Pur non di meno, il mio amico e maestro storico Bruno Voltrasio propone un altro discorso. Io metto un grafico a 15 minuti, metto un super trend, ce l'ho già qui settato, non devo fare solo un discorso di capitale che serve, devo solo pensare: mi posso permettere questo stop? Sì, no. Mettiamo il grafico 15 minuti, facciamo l'ipotesi che io volessi andare short in questo punto, quando il super trend da verde diventa rosso in chiusura di candela 15 minuti a 184,35. In quel momento lo stop è di meno, sono circa 90 centesimi, quindi è 900 euro. Me li posso permettere? Sì, no. E questo è lo stop massimo, perché vedete, non sarà mai superiore a questo. Poi facciamo anche una parentesi: nel momento in cui il trade comincia ad andare dal mio lato, lo stop si abbassa, mi accompagna e diventa un trailing stop. Quindi io già da questo punto in poi non perdo più, perché non tornerà mai su questo valore. Nel momento in cui dovesse superare il rosso e diventare verde, chiuderei l'operazione, quindi diventa un trailing stop. Attenzione che se il nostro stop è in chiusura di candela, nulla vieta una candelona di fare una chiusura un po' più alta, e quindi il mio stop teoricamente potrebbe diventare anche un po' più ampio. Quindi prudenza con gli importi. Non è detto che bisogna cominciare col Buxl, che è molto pericoloso, si può fare anche sul Bund, che, per avere un'idea, si muove di un terzo, per cui 10 punti di Bund approssimativamente dallo stesso lato, perché stiamo parlando di rendimento di 10 anni e 30 anni
il titolo nozionale al 6%, sia il Bund che il Buxl. Quando il Bund si muove di 10 tick, il Buxl si muove di 30. Allora io potrei associare i due. Guardate il bel rientro nel frattempo del Buxl dai minimi. Il metodo Gianvito sta funzionando anche stavolta. Potrei fare un'altra cosa, potrei prendere il grafico del Bund, utilizzare una semplice regressione lineare con un grafico a un minuto, lo allarghiamo e andare a guardare, andare a mettere su Excel una semplice regressione lineare o media endpoint a 100 periodi sul Bund. Ci dà una mano per fare trading? Alle 20 chiaramente dà dei falsi segnali, ma non stiamo qui a operare, però nei movimenti di trend ci dà dei bei segnali. Qui non mi interessa quando ha cambiato colore, non mi interessa quando il prezzo ha tagliato la media, mi interessa quando ha cambiato colore. Cioè qui anche la regressione lineare sul Bund mi sta dando conforto nel provare il long. Buongiorno a Orazio, il re del DAX. Orazio fa parte del nostro gruppo, è quello che fa gli studi più approfonditi per noi. Se verrete ai prossimi eventi in sede BPM lo troverete anche qui, tutto fatto a titolo amichevole, a titolo gratuito. Noi facciamo i trader, non facciamo i formatori. Io faccio la scuola elementare del DAX e Orazio fa l'università. Basta, chiudo l'argomento perché Orazio si è già stufato di sentire queste robe. Scusa Orazio della precisazione. No, perché ci sono gli amici da casa che non ti conoscono, siamo collegati anche c'è la telecamera che sta riprendendo. Per Orazio e chi si fosse collegato da casa solo ora, ripetiamo che l'operatività che stiamo provando sul DAX è un'operatività breve, intraday. Vediamo se ce l'abbiamo qui, esatto, è un 1-2-3 di Ross che ha dato il segnale long qui con il grafico settato a 30 ticks. Non voglio un grafico a un minuto, voglio avere un grafico a scambi, lo diceva anche correttamente Alessio ieri. Non mi interessa un grafico a un minuto, se in un minuto sono tutti a pranzo, mi interessa un grafico a scambi. Quando cominciano ad esserci più scambi può essere un grafico che accelera. Quindi seguiamo la volatilità del mercato e la voglia di scambio che c'è nel mercato. 1, 2, 3 di Ross, segnale verde qui, il mercato ha ripreso esattamente lo stop da 0,37 a 0,37% dall'altro lato. Per dirvela tutta, io ho chiuso l'operazione molto più in basso, 10.633, quindi prendo una frazione dello stop. Sono stato criticato spesse volte anche in TV per il fatto che il mio profitto è inferiore allo stop, spesso è il 70% dello stop, ma non importa, perché se la casistica è positiva nell'80% dei casi, ognuno si faccia i suoi conti a casa, se io indovino 80% delle volte lo 0,7, oppure facciamo più facile, facciamo 5 volte su 6, 5 volte su 6 faccio 0,7, faccio 5 per 0,7, faccio 3,5, quella volta su 6 che perdo 1, il totale sarà 3,5 meno 1 uguale 2,5, è un'operatività che sta in piedi. Adesso c'è un segnale contrario sporco, nel senso che è stato violato il minimo di questo swing, però senza una successione di massimi e minimi decrescenti, che è quello che mi piacerebbe vedere. Quindi è un segnale diciamo non improprio, è uno zig improprio. Chi lo vuole prendere lo farà a suo rischio e pericolo. In teoria lo zig vero sarà quando ci darà il segnale, quando questa linea avrà fatto più di 15 punti, mi dice che questa onda da qui a qui non si muove più. L'accelerazione sotto il minimo mi potrebbe dare il segnale ribassista, dove lo stop è da 10.610 a 10.655 circa. Sono 45 punti di DAX. Noi queste operazioni intraday non le proponiamo se lo stop è maggiore di 50 punti. Vediamo un po' cosa succede. Io per completare questa ora ridò appuntamento a tutti il 23 novembre presso la sede di WeBank a Milano. Vi potete iscrivere dal sito WeBank sezioni eventi e corsi, e rinnovo l'invito a iscriversi alla nostra mailing list del gruppo assistenza gratuita delle tartarughe. Siamo già quasi 800, vogliamo arrivare a 1000 quanto prima.
A questo punto darei la parola a tutti gli altri amici per la tavola rotonda che durerà le prossime due ore. Un minuto, allora volevo tornare.